Buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda edizione napoletana del Festival Lezioni di Storia. Io sono Ludovica Taurisano, una dottoranda in Global History della Scuola Superiore Meridionale e sono molto contenta di introdurre per voi la professoressa Simona Collarizzi, che oggi ci presenta un tema quanto mai attuale, ma anche di respiro evidentemente globale, che unisce i ragazzi che manifestano in Italia con quelli dei Fridays for Future in tutto il mondo, con gli ombrelli gialli in Hong Kong. Infatti il tema del noi e loro viene oggi declinato nella forma dei giovani contro i padri e quindi nella forma del parricidio simbolico, se vogliamo, dell'uccisione del padre. Tra l'altro di recente la professoressa Collarizzi, che ha insegnato a lungo storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, ha anche pubblicato con la Terza un volume su una generazione in movimento che si concentra su un periodo specifico della storia italiana. Oggi invece allargherà il suo sguardo su tre momenti di cesura generazionale che rintraccia nella storia d'Italia, in cui il conflitto tra giovani e padri ha assunto la forma della contestazione politica. Ma soprattutto ci lascerà con una domanda molto rilevante, cioè nel momento in cui c'è questo trauma del tradimento e della perdita dell'identità, quali sono le strategie che rimangono ai nostri giovani per ricomporre la propria identità di fronte alla perdita dell'identificazione col padre? Quindi vi lascio volentieri all'ascolto della professoressa Collarizzi e a dopo per eventuali domande. Allora, come ha detto Ludovica, intanto buonasera a tutti e grazie agli spettatori che sono venuti, grazie agli organizzatori del festival, grazie ovviamente alla casa editrice La Terza. Come ha detto Ludovica, iniziamo con uccidere il padre. Uccidere il padre è una metafora psicanalitica che indica qualcosa, cioè indica il tormentato e anche il sofferto processo di crescita individuale di un giovane adolescente che è alla ricerca della propria identità e alla fine si scontra inevitabilmente con il modello identitario che i genitori, che la società che lo circonda, il modello che gli hanno indicato. E questa metafora vale anche per lo scontro politico. E dico vale anche perché nello scontro politico, se è uno scontro generazionale, questi elementi della contestazione del padre entrano direttamente, non sono scindibili. Cioè si contesta il padre e si contesta tutta la società e i valori della società in cui i padri hanno cercato di indicare il percorso per i figli. E questo è evidente, non è solo in un'epoca contemporanea, c'è sempre stata. E la contestazione ha coinvolto dei letterati, per esempio. E d'altra parte questa coincidenza tra il percorso privato e la contestazione pubblica, per esempio nel 68 viene addirittura diventa una norma quasi, no? Il privato è pubblico, il politico è privato, non c'è nessuna differenza. Andiamo quindi indietro alla contestazione e a chi aveva già messo in luce quanto fosse difficile questo processo di uccisione del padre, il parricidio, come ha detto Ludovica. Secondo James Joyce, il padre è un male necessario. Un male necessario perché i figli possono aprire gli occhi non solo su se stessi, ma sull'intero mondo che li circonda. Allora, questo è naturalmente Freud e questo è James Joyce. Lo stesso concetto viene espresso chiaramente da Oscar Wilde. Oscar Wilde, entra un po' di più in questo concetto, dice cioè che i figli iniziano amando i loro genitori, in seguito li giudicano, raramente
se non mai li perdonano. Allora, quando io sono andata a leggere questa frase, mi pare dello scrittore inglese, mi ha colto ho colto immediatamente una eco che forse state cogliendo anche voi, cioè in quella eco delle durissime parole che ha pronunziato Greta Thunberg all'ONU, quando ha detto: non vi perdoneremo mai. Sono le stesse parole di Oscar Wilde. Allora, quali colpe imperdonabili hanno compiuto i padri? Per Wilde e per Thunberg, a due secoli di distanza, che usano la stessa espressione: non vi perdoneremo mai. Non vi perdoneremo mai. Entrambi, Oscar Wilde e Greta Thunberg, sono cresciuti e si sono sentiti in un certo senso ingannati da quella realtà che era stata loro raccontata, appunto, nella loro infanzia inconsapevole, era stata raccontata dai loro padri. E a quel punto della loro delusione di fronte a una realtà che non corrispondeva appunto al discorso sentito nell'infanzia, hanno reso responsabili i padri. Questa è la colpa dei padri. Oscar Wilde esprime il suo tormento e la sua delusione e la sua contestazione dei padri e della società in maniera individuale, cioè è in una prigione, sta contestando il mondo dei padri, che è un mondo conformista, che l'ha relegato appunto in carcere, perché è un mondo repressivo, un mondo che condanna l'omosessualità. Quindi è una rivolta individuale. Thunberg è diversa nel senso che è già proiettata verso un discorso politico, verso un discorso pubblico, cioè chiama a raccolta altri giovani della sua età per dire: noi non vi perdoniamo perché quello che vedo io lo vedete anche voi. Ovviamente nella maggioranza dei casi la rivolta nei confronti dei padri, diciamo il parricidio nel senso freudiano del termine, oppure anche contro tutte le autorità, naturalmente non c'è solo l'autorità del padre, il padre padrone, il padre papa, il padre pater familias, ma diciamo tutte le autorità che circondano un ragazzino o una ragazzina che stanno crescendo, è quindi una rivolta contro la vecchia generazione. Dicevo, nella maggior parte dei casi questa rivolta verso la vecchia generazione si esaurisce, cioè si esaurisce nel tempo della crescita, naturalmente. Si esaurisce nel tempo della crescita quando l'adolescente diventa un adulto, entra nel mondo degli adulti, entra nel mondo del lavoro, magari si fa una famiglia, diventa a sua volta padre e quindi rientra, diciamo, in un alveo della società senza che subire le scosse che poi invece portano a una ribellione politica. Quindi quando avviene questa ribellione politica? Beh, questa ribellione politica avviene nei momenti di grande incertezza delle società, momenti di grande incertezza delle società che corrispondono a quelle che sono le grandi transizioni. E nella storia del Novecento noi abbiamo avuto, mi sono dimenticata di farvi vedere Oscar Wilde e mi sono dimenticata di farvi vedere Thunberg. Quando questa ribellione si svolge in una società relativamente immobile, viene in qualche modo riassorbita, ma quando questa ribellione di crescita si svolge invece in una società in movimento, cioè una società in cui c'è una grande trasformazione, e allora le due ribellioni si uniscono in un solo canale di ribellione, per capirci. Nella storia d'Italia ci sono perlomeno tre fasi di rivolte generazionali che hanno determinato un forte cambiamento, perché quando noi verifichiamo che questa rivolta generazionale è una rivolta politicamente rilevante, quando la rivolta
è una rivolta che si rivolta verso tutta la società, e crea il cambiamento e cavalca il cambiamento fino al punto di creare una società che i padri non riconoscono più, oppure in cui i padri non si riconoscono. Questa, diciamo, è la forza poi dei movimenti. Dicevo tre fasi di transizione. La prima fase nasce nel momento di una grande transizione. La prima grande transizione noi l'abbiamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e naturalmente più queste fasi di transizione sono con trasformazioni rilevanti che cambiano il mondo, più naturalmente la fase della contestazione giovanile è una fase che non è che si esaurisce in una generazione, va avanti per anni. Cioè i giovani contestatori si passano un testimone della contestazione. E vediamo subito, dicevo, la prima, questa fase di primo, della fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento, siamo in piena rivoluzione industriale, no? E quindi la nascita della società di massa. Questo cambia tutto, cambia tutto. È una rivoluzione profonda di tutta la società. C'è una società che sta cambiando pelle e c'è una classe dirigente liberale che si sente sfidata ovviamente dall'ascesa delle grandi masse proletarie, no? Nasce la classe operaia, le grandi masse proletarie sfidano, bussano, anzi forzano, cercano di forzare la porta per entrare nello Stato. Però la classe liberale si sente anche sfidata da quelli che dovevano essere i perpetuatori dei propri valori, cioè dei valori della classe liberale. Sono i figli della classe liberale al potere. Sono quelle masse del ceto medio che insieme alle masse operaie hanno creato le grandi società di massa. La società di massa non è fatta solo dell'ascesa delle masse operaie contadine, è fatta anche dall'ascesa prepotente dei ceti medi. Ad aprire, diciamo, la contestazione, ad aprire cioè una contestazione che, vedete, è giovane in due sensi. È giovane perché è animata dai giovani ed è giovane perché l'Italia è giovane, la nazione è giovane, e questa giovane nazione, che non ha ancora compiuto 50 anni quando inizia la contestazione, deve cambiare pelle, sta cambiando pelle. Ce ne doveva essere un'altra. A fare l'avanguardia di questo sono i nazionalisti. I nazionalisti irrompono sulla scena e trovano immediatamente un seguito tra i giovanissimi, questo è il manifesto del scusate, non ci vedo nemmeno bene, e trovano un seguito tra gli studenti, quindi giovanissimi, irredentisti. Questo è il seguito che trovano, cioè che accusano, anche lì, qual è l'accusa che viene fatta alla vecchia classe dirigente liberale? L'accusa è di aver tradito il compito di completare l'unità d'Italia, cioè il compito dei padri risorgimentali, ed era il compito di completare l'unità d'Italia, un compito che era stato assegnato ai padri fondatori che non erano riusciti a completare l'Italia, una parte della quale era rimasta sotto il dominio degli Asburgo. Quindi è un tradimento. Il tradimento, come cercheremo di vedere durante la lezione, è qualcosa che viene evocato in ogni epoca. C'è sempre un tradimento. I padri tradiscono sempre qualche cosa, anche i padri di Greta, no? Non vi perdoniamo mai perché ci avete tradito. E in questo caso il tradimento è stato perpetuato dalla classe dirigente liberale, che ha firmato la Triplice Alleanza, cioè che ha firmato con gli Asburgo, oltre che con gli Hohenzollern, ha firmato la Triplice Alleanza e quindi ha rinunciato alle terre italiane.
ha rinunciato alle terre italiane, questa è un'altra cosa, lo dico dopo, e, che sono Trento, Trieste, ovviamente una parte della Dalmazia, queste sono le terre italiane. C'è l'inno goliardico che viene proprio in questo periodo, contrariamente a quanto normalmente si dice, giovinezza a giovinezza, è un inno goliardico che viene creato dai giovani irredentisti nel 1909. E questo inno goliardico ha una strofa finale che dice appunto qual è lo scopo di questa mobilitazione giovanile. Ma se il grido ci giungesse dei compagni non redenti, alla morte sorridenti il nemico ci vedrà. Questa è la strofa finale di Giovinezza a Giovinezza, che cambierà nel corso degli anni. Giovinezza a Giovinezza viene usato nel 1917, diventa l'inno degli arditi, come sappiamo nel 1919 diventa l'inno dei fascisti. Trento-Trieste si sposano al mito poi della grande Italia. Che cosa volevano? Volevano le terre irredente, questi nazionalisti e naturalmente gli irredentisti, ma volevano anche far grande l'Italia. La famosa denuncia dell'Italietta giolittiana, cioè un'Italia senza ambizioni, un'Italia senza sogni, un'Italia che non voleva sedersi tra le grandi potenze del mondo, beh, questi sono tutti dei sogni, degli argomenti che i nazionalisti stanno portando avanti, argomenti che i nazionalisti stanno cercando di portare avanti e che hanno un grande successo nel ceto medio alla ricerca di una propria identità, no? La nazione diventa poi l'identità del ceto medio, questa nazione deve essere grande e forte. In questo senso nel 1911 la guerra di Libia, che viene dichiarata proprio per la pressione dei gruppi nazionalisti su Giolitti, la guerra di Libia aumenta, ingigantisce il mito della grande Italia che è alla ricerca di terra per i suoi figli, ma per i nazionalisti è soprattutto alla ricerca del suo impero, è alla ricerca di una politica di potenza. Naturalmente il culmine di questa fase, come vedete sono tutte fasi del movimento, è il movimento interventista, cioè il movimento per la partecipazione alla prima guerra mondiale, in cui appunto le masse sono pronte ad andare in guerra per conquistare appunto le terre irredente. Diciamo, è ben noto tutta la storia del movimento interventista per trascinare l'Italia della prima guerra mondiale, e la cosa che è molto interessante è soprattutto quello che è un elemento comune dei movimenti, vale a dire i movimenti portano anche sempre a un cambiamento dei linguaggi, cambiamento dei rituali, cambiamento della comunicazione politica. Allora pensiamo, qua ci ritorno, ecco, questi per esempio sono i futuristi, no? I futuristi sono degli innovatori, innovatori nel linguaggio, pensate alle performance futuriste a teatro in cui le mitragliatrici fanno ta-ta-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ra-ta-ta, cioè inventano dei veri e propri nuovi linguaggi, ma soprattutto sono i rituali della politica che cambiano. Cioè per la prima volta il ceto medio invade gli spazi pubblici che fino a quel momento erano spazi pubblici solo del proletariato. Il borghese non andava in piazza, andavano i proletari in piazza, no? C'erano i cortei proletari, non si andava in piazza, invece i borghesi vanno in piazza e soprattutto scelgono dei luoghi che sono evocativi. Questo è lo scoglio di Quarto, dove D'Annunzio parlerà, ed è un po' il culmine del movimento interventista, lo scoglio di Quarto da cui sono partiti i mille di Garibaldi, oppure appunto
quella successiva cominciano a invadere le strade di Roma e ad assediare i palazzi del potere. La tragedia della guerra non cambia questa lacerante divisione che si è creata nel paese tra interventisti e neutralisti. Questa divisione continua e viene rappresentata come una divisione tra patriottici, fra nazionali e antinazionali, e questa è una ferita profondissima. E in un certo senso la generazione degli interventisti passa il testimone ai fratelli minori, per esempio, quelli che non sono riusciti ad andare in guerra, ma naturalmente hanno idealizzato la guerra compiuta dai fratelli maggiori. L'hanno idealizzata, e nel momento in cui D'Annunzio lancia l'anatema contro la classe dirigente liberale, anche quella che la guerra poi l'aveva voluta, che poi l'aveva fatta e l'aveva vinta, ma lancia l'anatema sulla responsabilità, sul tradimento della guerra che ha portato a una vittoria mutilata, e quindi lancia la grande marcia su Fiume, che è poi una sedizione militare, naturalmente, la grande marcia su Fiume. E ci vanno i giovani, vanno nelle scuole, e sono gli stessi giovani poi che noi naturalmente troviamo qua a Piazza San Sepolcro nel marzo del 19 a Milano, che si stringono intorno al movimento dei fasci di combattimento che Mussolini sta creando. Quindi i giovani hanno trovato il loro leader. Il loro leader, che poi non è tanto giovane, il loro leader è ormai un adulto, ha 36 anni. Ha un'esperienza, è un grande propagandista politico, viene dalle file del Partito Socialista, quindi ha una grande esperienza politica ed è altrettanto ben consapevole che non è che con la gioventù patriottica si può andare al potere. Non ci sarà quindi la rivoluzione fascista promessa, che è quella che ha attirato poi nelle file dei fasci di combattimento tutti questi giovani, il percorso di tutti questi giovani. Infatti ci sono i nazionalisti, ci sono i fiumani nel movimento dei fasci di combattimento, e ci sono persino personaggi della sinistra, ci sono i sindacalisti rivoluzionari, perché è una vera e propria rivoluzione, no? È una rivoluzione antiborghese, antiliberale, anticapitalistica, oltre ad essere antisocialista. È una rivoluzione nazionale ed è una rivoluzione fascista. Bene, la rivoluzione fascista, come è ben noto, viene promessa, ma al posto della rivoluzione fascista nasce una dittatura liberticida, che ha molto più di vecchio che di nuovo. Vale a dire, è una sappiamo bene che è una dittatura che viene assicurata dai patteggiamenti di Mussolini con gli agrari, con gli industriali, cioè col grande potere economico, col grande potere della Chiesa, naturalmente, col potere che ancora la classe dirigente liberale aveva. E la classe dirigente liberale, come noi sappiamo, si consegna nelle mani di Mussolini. È un vero e proprio tradimento, con la monarchia naturalmente, con tutti, diciamo, i poteri. Quindi è un tradimento per i giovani, però nella dittatura fascista è molto difficile contestare, come si può pensare che nasca un vero movimento giovanile per uccidere il padre, perlomeno fino a una certa data, e questa data è la guerra. C'è una bellissima lettera, molto nota, è una bella lettera che ha scritto Jaime Pintor al fratello Luigi il 28 novembre 1943, sono praticamente pochi giorni prima di morire. E Pintor scrive: senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale,
con interessi prevalentemente letterari. Soltanto la guerra ha risolto la situazione, travolgendo certi ostacoli, sgombrando il terreno da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto con un mondo inconciliabile. Credo che per la maggior parte dei miei coetanei questo passaggio sia stato naturale, la corsa verso la politica. Beh, sotto questo profilo la mobilitazione dei giovani antifascisti ha un carattere molto peculiare. Anche loro ovviamente si sentono traditi, sono stati traditi. Basta leggere un libro che è ancora importante, che è Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Sono i giovani che hanno creduto alla rivoluzione antiborghese, che hanno creduto alla rivoluzione fascista. E questi giovani si rendono conto che sono stati traditi, però in questo caso il movimento che li porta poi a prendere le armi e a resistere è nelle file della resistenza, è un movimento di contestazione estrema. Cioè questa volta la contestazione porta addirittura a rischio la propria esistenza, la propria vita. Perché sottolineo questo? Perché normalmente, prima di degenerare, nei movimenti c'è sempre un qualcosa di gioioso. Cioè, la trasgressione porta in genere un'atmosfera quasi gioiosa, canti, inni, cortei, e in questo caso no, non c'è gioia, c'è invece una lucida, durissima consapevolezza di un dovere da compiere. Cioè in questo caso i giovani traditi sono convinti che hanno un dovere da compiere. Di nuovo c'è una grande sincerità nel proseguo della lettera al fratello, sempre la lettera di Jaime, quando dice: ti assicuro che l'idea di andare a fare partigiano in questa stagione, questo è Jaime Pinto, grazie, sì lo so che c'è l'acqua però non faccio in tempo a berla eccetera, ti assicuro che l'idea di andare a fare il partigiano in questa stagione mi diverte pochissimo. Non ho mai apprezzato come ora i pregi della vita civile. Sono tutte emozioni estremamente contenute di fronte a quello che è un destino di morte. Lo si sente anche nella famosissima canzone Bella Ciao. L'avete mai pensata in questo modo? Alla contenutezza di quei versi. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Un partigiano, portami via che mi sento di morire. Non c'è enfasi. Non c'è enfasi nemmeno nella musica, sapete. Anzi, è un ritornello. Beh, pensiamo un momento all'abisso anche morale, sapete, che c'è per esempio tra quella canzone Giovinezza, giovinezza, di cui vi avevo letto una strofa per quanto riguardava i giovani irredentisti. Questa Giovinezza, giovinezza è anche l'inno che nel 1917 cantavano gli Arditi. Gli Arditi erano il corpo speciale, no? Il corpo dei dannunziani, gli Arditi. E gli Arditi dicevano: col pugnale, con le bombe, nella vita del terrore, quando l'obice rimbomba, non ci trema in petto il cuore. No, invece ai partigiani il cuore tremava in petto. Allora, sono naturalmente gli eserciti delle potenze di Hitler, scusate, guardo il mio tempo, sono gli eserciti delle potenze a sconfiggere le armate di Hitler e di Mussolini, no? Però sono i giovani antifascisti di tutta Europa che fanno la resistenza e che hanno preso le armi. Loro vincono il dopoguerra, questo è sicuro. Vincono il dopoguerra e passano un testimone, lasciano un'eredità. E cos'è questa eredità? Beh, è l'antifascismo, l'eredità. Lasciano dei valori. E i valori che lasciano sono appunto i valori dell'antifascismo. Questi valori
Sono raccolti più o meno 20 anni dopo. Sono raccolti 20 anni dopo, quando, finita la transizione della guerra, inizia un'altra transizione. Ed è la transizione della fine degli anni 50, dei 60 e dei 70, in cui l'Italia, da un paese contadino, passa e diventa una grande potenza industriale, con tutti i problemi di cambiamento della società, e che naturalmente sono i giovani i primi a recepire. In Italia l'eredità del fascismo è pesante, sapete. Sì, c'è stata la Costituzione democratica, c'è stato il passaggio dalla dittatura fascista monarchica a una repubblica democratica antifascista. Però vedete, il problema è che la società era in continuità con la società precedente, e nel senso che l'eredità del fascismo era forte, i lasciti del fascismo erano forti, ed erano forti non solo perché c'era una legislazione fascista che non era ancora stata smantellata. La legislazione fascista verrà, per esempio il codice Rocco viene smantellato solo nel 1975, e non è solo il codice Rocco, ci sono le disposizioni della pubblica sicurezza, ci sono soprattutto un'eredità fatta delle persone, e cioè c'è una società in cui codici morali, per di più dominata da una chiesa cattolica che fino al 1960-58, quando muore Pacelli, è una chiesa cattolica che si oppone duramente alla modernità, no? E quindi diciamo, in questo senso la società è rimasta quella, è governata da persone che sono cresciute, maturate, sono arrivate alle posizioni di potere in tutti i sensi, nelle università come nella magistratura, come a livello come tra i medici, come in tutte le istituzioni, come nelle industrie, come in tutti i gangli dell'amministrazione dello Stato. Sono tutte persone, esseri umani, che sono avanzati di carriera, che hanno i posti dirigenti e che questa carriera hanno fatto durante il fascismo. Sono stati promossi dal fascismo in questi posti di potere. E come si può pretendere che abbiano una diversa mentalità? Così come non si può pretendere ovviamente che genericamente la popolazione italiana sia una popolazione antifascista e democratica, no? Non esisteva come valore, a meno che non diciamo che durante il fascismo tutta la popolazione era antifascista, ma non è così e lo sappiamo perfettamente. E poi come potevano avere i valori antifascisti, scusate, o i valori democratici quando non avevano mai vissuto in un regime democratico? Avevano vissuto in un regime liberale che poi, quando aveva cercato di introdurre nel dopoguerra, nel 1919, degli elementi di allargamento verso la democrazia, era stato spazzato via dal fascismo. E il fascismo, la parola democrazia, è esclusa dal vocabolario fascista. Anzi, i fascisti vengono considerati dei criminali, dei traditori della patria. Questa è la popolazione. Che può sapere? Che senso ha assorbito questi valori? Tra l'altro sono valori che non è che sono nemmeno molto presenti nella cultura cattolica e nemmeno nella cultura comunista, cioè i due grandi partiti di massa. Allora, in tutto questo, però, la modernità che avanza, che è la modernità di un'Italia industriale, di un'Italia che da paese contadino in pochi anni diventa una delle più grandi potenze industriali del mondo. E vi rendete conto l'incredibile cambiamento che avviene?
e l'incredibile contraddizione che avviene, perché a gestire questo cambiamento, teoricamente, io mi sono andata fuori dal microfono, però mi avete sentito lo stesso, che a gestire questo cambiamento sono persone che appartenevano alla vecchia società contadina, quindi non capiscono nemmeno quali sono i bisogni e le contraddizioni che questo porta, mentre invece queste contraddizioni sono evidenti per i giovani. E parlo dei giovani che sono nate durante la guerra o sono nate nel dopoguerra, che quindi non conoscono invece solo la democrazia, conoscono solo il discorso antifascista. E a quel punto si ribellano. E si ribellano, diciamo, a questa Italia contadina che è diventata questa. E questa è un'immagine dei primi anni 60, sapete. Che però invece è anche questa, le donne in coda al confessionale, donne naturalmente in coda al confessionale, sì certo le donne hanno avuto il diritto di voto, questo non significa niente naturalmente in un'Italia in cui le donne adultere vanno ancora in carcere e lo stupro viene naturalmente, a parte che è un reato contro la morale e contro il buon costume, ma naturalmente basta un matrimonio riparatore, no? E poi c'è anche il delitto d'onore, cioè un'Italia, guardate che è un'Italia che finisce, che non finisce nemmeno nel 75, quest'Italia, perché lo stupro, delitto contro la morale e il buon costume sarà solo nel 1996 iscritto nei codici come delitto contro la persona. Questa era l'Italia. Guardate che nel 64 l'assistente sanitaria che cercava di far capire alle donne come potevano evitare le gravidanze indesiderate va in galera, oltre alle adultere in galera, anche chi faceva propaganda anticoncezionale. Non vi dico niente dell'aborto perché lo sapete, il delitto contro la stirpe naturalmente, eccetera, eccetera. Allora, questa era l'Italia contro cui si ribellano i giovani. E si ribellano i giovani di tutte le classi sociali, perché la ribellione giovanile è iniziata nelle famiglie, ma è iniziata in tutte le famiglie, nelle famiglie borghesi come nelle famiglie contadine. È una ribellione anche quella di preferire, vedete, la ribellione di Rocco e i suoi fratelli, è la ribellione di dire no, io non voglio continuare una vita con il campo che la riforma agraria mi sta mettendo lì, io mi vado a impiccare nel podere dove non riesco a piantare niente, me ne vado, vado fuori. E il giovane che va fuori e che si va in urbare, va nella grande città, certo che vive malissimo, ma proprio il fatto di vivere malissimo non lo sopporta più. Non è che viveva tanto bene in campagna, no? Quindi dice, vabbè, c'hai un lavoro, c'hai la fabbrica, vivi a Torino, vivi a Milano, sì alla periferia magari, sì magari in una casa fatiscente, ma il problema è che vivono in una città dove si sono accese le luci, dove c'è il consumo, e un giovane di 18 anni, di 20 anni, vuole vivere la vita, vuole vivere la nuova libertà che staccandosi dai padri si è conquistato. E vale lo stesso per i borghesi, vale per gli studenti, vale per un ceto medio impiegatizio. E infatti la contestazione va avanti da tutti i punti di vista. Non va avanti solo nell'università, noi ci siamo un po' fissati, i giovani universitari, no, ci sono i giovani operai, ci sono i giovani del ceto medio, iniziano tutti gli scioperi possibili e immaginabili. Sono i giovani, certo, poi c'è il potere studentesco, poi c'è il potere comitato di agitazione, lavoratori e studenti. E però, siccome è un movimento che dura per tutti gli anni 70, a partire proprio dai primissimi, dal 1960, le prime occupazioni sono del 62-63, ma i primi scioperi sono del 59
E nel 62 gli scioperi a Piazza Statuto a Torino sono gli scioperi dei giovani arrabbiati del Sud, che contestano i sindacati. I sindacati non riescono a capire che cosa sta succedendo, così come non lo riescono a capire i professori, così come non lo riescono a capire tutte le alte cariche, i padri in primo luogo, no? I figli sembrano che abbiano perso la testa. Che cosa c'entra l'antifascismo? Ma certo, l'antifascismo è la scintilla che porta i giovani alla ribellione. Poi naturalmente l'antifascismo diventa sinonimo di anti-autoritarismo. Sono sinonimi. Cioè si è antifascisti perché si è anti-autoritari, perché si contesta l'autorità. Ovviamente nel linguaggio giovanile l'autorità è tutta autorità fascista, qualunque cosa sia fascista, no? L'autorità è... In alcune frange, diciamo, più politicizzate, soprattutto in questo caso anche del movimento operaio, ma soprattutto del movimento studentesco, questo antifascismo si rivolta anche contro la generazione dei resistenti. È quasi paradossale, no? Ma nella nuova sinistra, nei nuovi giovani, sono minoritari naturalmente rispetto al resto, l'antifascismo diventa un veicolo per affermare il tradimento della generazione resistenziale. Ci avete tradito. In che senso vi avete tradito? Il tradimento diventa quello che hanno mancato un'epurazione. Cioè, è chiaro che i giovani si rendono conto che nei posti di comando ci sono ancora coloro che i fascisti hanno messo lì. Pensate, diciamo, adesso l'esempio che mi viene più semplice è quello della magistratura, ma anche diciamo le grandi i procuratori generali sono tutte figure che hanno fatto il loro percorso magari persino nel tribunale speciale del fascismo. Lì non c'è stata epurazione. Non c'è stata epurazione nemmeno nelle università, dove alcuni professori sono lì per meriti fascisti e soprattutto hanno quell'autoritarismo che diciamo ripugna alla generazione dei più giovani. Quindi diciamo una delle colpe è la mancata epurazione. Un'altra colpa è aver costruito un mondo che è dominato dall'equilibrio del terrore. Anche questa è una colpa. Sì, certo, l'Europa vive in pace e vivrà in pace ciecamente, perché non si rende conto, fino al 1989-90. Però vivono nell'equilibrio del terrore. Una pace che è tutta relativa, perché è in Europa, ma certo non è in Vietnam. Quindi loro, la colpa dei padri è una colpa di tutto quello che sta avvenendo nel mondo che i padri hanno costruito, e di tutte le miserie, di tutte le ingiustizie che poi continuano ad affliggere l'umanità. Insomma, i padri, nelle vesti di liberatori, avevano promesso democrazia, libertà, eguaglianza, fraternità e pace e non hanno mantenuto la promessa. Per di più, appunto, nelle fasce più politicizzate hanno tradito la resistenza. Questo è un discorso, dicevo, limitato, perché hanno tradito la resistenza intesa come rivoluzione sociale. E quindi diciamo la denuncia va addirittura al Partito Comunista, che pure era stato la forza maggiore della resistenza. Però l'idea è che il popolo in armi doveva rivolgere le proprie armi dopo aver cacciato i nazifascisti, le doveva rivolgere per fare la promessa rivoluzione sociale. E questo hanno tradito. Io ricordo, perché all'epoca ero già, insomma,
stavo finendo i miei studi universitari e però, siccome amavo molto la storia, ero già molto ingaggiata sui testi della storia, e mi ricordo il povero Paolo Spriano, che poi era in quel momento stava uscendo la sua, i suoi volumi della sua gigantesca opera della storia del PC. Mi ricordo che Paolo Spriano andava a queste assemblee e cercava soprattutto di far capire agli studenti contestatori qual era il contesto nazionale e internazionale del 43-45, e quindi, ma non riusciva a sfondare, perché era molto più forte il discorso della resistenza tradita, così come allora era stato forte il discorso della vittoria mutilata. E tant'è vero che allora uno degli esponenti più importanti del Partito Comunista finiva col definire questi studenti dei diciannovisti. Dice: siete come i diciannovisti, siete come i ragazzi che andavano a San Sepolcro ad applaudire Mussolini. Cioè stiamo di fronte a un giovanilismo rivoluzionario, no? Che evocava appunto tutti gli entusiasmi della rivoluzione fascista, la rivoluzione naturalmente tradita. È chiaro che il progresso civile del paese, perché secondo me gli anni 60 e 70 portano realmente a un progresso civile del paese, segnano una soluzione di continuità con il passato. I padri infatti non si riconoscono più in quello che stava avvenendo. È naturalmente merito anche della rivoluzione giovanile, diciamo della mobilitazione di tutti questi giovani, che via via però, nel momento in cui uscivano dall'università, diventavano più adulti, entravano nel mondo del lavoro, però continuavano a passare il testimone, perché nel mondo del lavoro mettevano tutti i loro nuovi ideali. Cioè, a portare avanti la rivoluzione sono soprattutto tutto quell'associazionismo democratico. Sono nate tutte le associazioni, i docenti democratici, gli psichiatri democratici, i magistrati democratici, poi erano nati già nel 1962, figurate. I poliziotti democratici, i genitori democratici che hanno allevato un'intera generazione. E questo è il grande movimento, è un'intera società che partecipa. Non c'è più nella storia d'Italia un momento di così infinita partecipazione, non c'è più stato. Eppure stiamo vivendo di nuovo un'epoca di grande passaggio, proprio sul finire degli anni 70 e via via sempre più chiaramente negli anni 80 e negli anni 90 e negli anni 2000, il mondo sta cambiando, avendo io vissuto, diciamo, gli anni 60 e 70, è chiaro che guardo quello che sta avvenendo e capisco la portata, straordinaria portata della trasformazione in corso. È un mondo in cui è difficile ritrovare i parametri con cui noi ci muovevamo, no? E questo mondo però è un mondo difficile da interpretare anche in una prospettiva storica, e soprattutto da interpretare i movimenti che avvengono in questo mondo. Anche perché è evidente che non fosse altro per il discorso digitale, il gap tra generazioni è aumentato moltissimo. Quindi io non è che vi parlo dei movimenti degli anni 90 o degli anni 2000, solo per accenno, e nel senso che ne faccio un elenco, perché ci sono stati, per esempio, diciamo, i Black Blocs, no? Forse qualcuno li ha dimenticati, ma sono stati un movimento, tra l'altro un movimento internazionale, poi ritorno sul discorso internazionale e poi mi fermo. Questi sono i Black Blocs a Genova, manifestazione di Genova del 2001, questo è sempre Genova del 2001 e questo è sempre Genova del 2001.
Poi ci sono stati, poi vabbè, c'è stato il movimento dei grillini, lo dico al passato, nel senso che il movimento di Beppe Grillo è un movimento che ha caratteristiche che noi possiamo anche definire un po' stiracchiandole giovanili, ma ha caratteristiche contro tutto l'establishment, contro i partiti, contro l'establishment, quindi diciamo contro un mondo di vecchi. È un po' più complicato e soprattutto ormai è un movimento entrato in fase di istituzionalizzazione e come, insegna ancora Alberoni, i movimenti poi o muoiono o si istituzionalizzano, però nel momento in cui sono istituzioni devono fare dei conti con la realtà e non sono più uno stato nascente. Perché guardate che ancora questi concetti secondo me sono utilissimi. Ovviamente ha caratteristiche ancora talmente indefinite che giusto solo per dovere di cronaca parlo dei grillini, naturalmente. Anche perché sia nel caso dei grillini, sia scusate delle sardine, qua tra grilli e sardine, anche perché sia nel caso delle sardine, sia nel caso dei grillini, sì, c'è qualche eco all'estero, però sono fenomeni molto italiani. Mentre invece tutti i movimenti di cui io vi ho parlato, cioè tutti i movimenti del Novecento, sono movimenti globali, con caratteristiche, ognuna con le caratteristiche a seconda ovviamente del contesto in cui si sono manifestati, ma i nazionalismi e i fascismi sono un prodotto della rivoluzione, della nascita della società di massa ovunque, lo sono in Italia come in Germania, come nell'est, come in Spagna, come ovunque, quindi è un movimento globale. E la stessa cosa si può dire ovviamente per le resistenze. La resistenza è europea, è soprattutto una resistenza europea. La stessa cosa ovviamente si può dire del 68, usiamo il termine 68 per parlare in generale della contestazione. Quindi è questo poi l'elemento che ci dice che siamo di fronte a un movimento, a dei movimenti che stanno cambiando il mondo, che stanno cambiando le società, e le società poi sono globali, non sono solo italiane. Allora a questo punto forse noi ci dobbiamo chiedere se e quali chance di successo ha forse l'unico movimento presente oggi che ha queste caratteristiche, e cioè il movimento di ambientalista. È un movimento che ha forse la capacità di rompere tutte le resistenze, perché naturalmente a questi movimenti corrispondono, questa è una dimostrazione in Svezia degli ambientalisti, insomma, ed è una, le resistenze sono forti, e quindi però solo dei movimenti così globali e così radicali forse riescono a rompere le resistenze del vecchio mondo, un mondo che però è un mondo che ha una che bisogna sconfiggere anche attraverso una visione civile per garantire forse la stessa sopravvivenza del pianeta. E da questo punto di vista l'incuria, addirittura la sottovalutazione o addirittura la negazione di quello che sta succedendo, sta in termini di distruzione, in termini di danni, forse secondo me meritano il grido indignato di Greta Thunberg: non vi perdoneremo mai. Grazie. Se ci sono